non volevo di certo incominciare così. No. Non era proprio l'inizio che prediligevo. Prediligevo. Però c'è da salvare la reazione nel secondo tempo. Italia 1, Inghilterra 2, prima giornata qualificazioni europee, andremo a fare il nostro commento in questo video, se volete fatemi anche il vostro qui sotto nei commenti. Prima di iniziare però vi ricordo 5 cose importantissime, like, come decisione, condivisione e campanellina. Cose importantissime se volete restare aggiornati al canale per a 360 gradi. Quindi, è passato il primo di decisione. Allora, iniziamo a parlare. Nel primo tempo non una bella Italia, una bruttissima Italia, disordinata in campo, messa a mano in campo, invece dall'altro lato troviamo purtroppo un'Inghilterra impeccabile nel primo tempo, ovviamente sto dicendo, un'Inghilterra impeccabile nel primo tempo, Italia brutta brutta nel primo tempo, messa a mano in campo, disordinata, troppo frettolosa, con poca voglia, e l'Inghilterra ne approfitta perché al tredicesimo su un calcio d'angolo battuto da Sasa, un rimpallo battuto in aria, arriva Rice che tira da distanza ravvicinata e fa 1-0, colpa un po' della difesa che non riesce ad evitare questo tiro, da loro non ci può far nulla perché prendere una palla da 2 centimetri di distanza è un po' difficile, ecco. L'Inghilterra continua a giocare, nel primo tempo l'Italia continua a non fare un cazzo, è proprio quello che mi fa arrabbiare, perché nel secondo tempo noi abbiamo fatto un assedio totale, e non siamo riusciti a segnare, voi figuratevi se avessimo fatto bene il primo tempo. Questa partita l'avremmo vinta se non pareggiata. Però con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ricordate. E al 44esimo l'Inghilterra chiude definitivamente i conti, fa 2-0 con un rigore che ho usato da un tocco di mano di Di Lorenzo. Kane tira un rigore insidioso vicino al palo, ma fa 2-0 e supera Rooney dal punto di vista di gol. Poi nel secondo tempo si rientra con il risultato di 2-0 in Inghilterra. Tutti pensavano la partita è già finita, no. Ma no, perché l'Italia nel secondo tempo inizia a pressare meglio, inizia a metterci più voglia, inizia a metterci più grinta, è più ordinata in campo nel secondo tempo, quindi iniziamo ad attaccare e al 56esimo su assist di Pellegrini, perfetto per Retegui, che era l'unico che si poteva salvare fino a quel momento, fa il suo primo gol in nazionale, un bel gol a fregare il portiere. E fa 2-1, poi da lì l'Italia fa un assedio totale, tutti dentro, ma purtroppo non basta perché sprechiamo veramente troppo, e 2-1, si inizia male il girone degli europei, ma è da salvare la reazione nel secondo tempo, si deve ripartire da quella reazione, subito carichi a Malta, domenica. Non una bellissima partita, nel secondo tempo c'è stato un assedio totale, però c'è da migliorare tanto. Dobbiamo ripartire dalle lezioni nel secondo tempo, ma c'è un'infinità da migliorare, già ve lo dico, c'è un'infinità da migliorare. Comunque, ripartire dalle lezioni nel secondo tempo, forza Italia, sempre. Siate patriottici e non abbandonate la nazione.